Gianni Sasso e Pippo Iacono, diventati ormai popolarissimi. Il cammino di Santiago, un'esperienza che state vivendo con finalità anche filantropiche. Come si raccontano le emozioni che regala un'esperienza del genere? Buonasera a tutti e grazie per averci contattato. Beh, le emozioni sono sicuramente molteplici perché il Cammino di Santiago, più che altro, è un cammino che ti porta cultura, ti porta società, ti porta a far crescere. E uno dei motivi per cui è stato fatto e per cui ho intrapreso anche insieme a Pippo è proprio questo qua: avere una maggiore consapevolezza di se stessi e di quello che stiamo vivendo in questo momento nel mondo odierno. Se tutti quanti vivrebbero come si vive sul mondo, sul cammino di Santiago, senza nessuna problematica di religione, di sesso, di nazionalità, sicuramente ci sarebbero meno guerre. Io spingo tantissimi politici a fare il cammino di Santiago, anche perché inizierebbero a conoscere le persone davvero come sono, senza avere pregiudizi delle persone, né del ceto sociale né della religione per quello che praticamente possono professare. E questa è una cosa davvero importantissima. Noi allora la stiamo facendo anche ovviamente per una raccolta fondi enfatizzata ai 1.000 km con le stampelle partendo dalla Francia, ma la raccolta fondi è mirata, è diretta alle persone che hanno una disabilità grave. Cercare di donare a loro un benefit di vita sicuramente migliore. Cammino di Santiago è una delle esperienze più belle della mia vita. Noi con Gianni già abbiamo fatto una parte del cammino in passato in Portogallo. Ora non lo posso accompagnare per motivi lavorativi tutti e 1.000 km, ma sono felice di stare con lui questa settimana, dove veramente fra paesaggi, persone, è un'esperienza che consiglio a tutti. Inoltre, non dimentichiamo che Gianni sta facendo questo anche per sensibilizzare il mondo per quanto riguarda le problematiche delle istituzioni verso persone che non hanno la possibilità di migliorare la loro vita, perché lo Stato non contribuisce in maniera totale ad alcuni equipaggiamenti che possono aiutare le persone disabili e le persone che soffrono. Quindi sprono tutta l'isola d'Ischia a dare una mano, perché ci sono due ragazzi e se ci sarà la possibilità, come disse Gianni in altre occasioni, di ampliare e di aiutare qualcun altro, di donare, fatelo con il cuore, perché queste donazioni poi subito verranno presi apparecchi per persone che ne hanno veramente bisogno. Come sapete, io lavoro nell'ambito sanitario, quindi siamo una garanzia, sia io che Gianni, per aiutare i nostri concittadini e, se ci sta la possibilità, anche qualcun altro. Noi stiamo camminando, io camminerò con le stampelle fino all'estremo delle mie forze per arrivare a Finisterre. Il crowdfunding è aperto fino al 3-4 di settembre, il momento in cui raggiungerò il faro di Finisterre. Ricordiamoci che lì c'è una targa intitolata a Stephen Hawking, che è uno che con una disabilità gravissima, ma è stato un fisico che ha inventato la teoria del tutto. Ecco, anche pensando a queste disabilità, io faccio questo cammino e lo faccio appunto per loro. Io lo faccio con la mia gamba, con la mia mente, con il mio cuore. Voi fatelo con il vostro cuore.